così evidenziamo anche l'aspetto del mieloma multiplo. Ed è interessante vedere intanto qual è stato l'andamento dal 2006 al 2015 per quanto riguarda le domande accolte e respinte. C'è stato in generale un incremento delle domande accolte per assegni ordinari pari al 92%, un incremento delle domande di pensioni di abilità pari al 22% e un incremento anche delle domande respinte pari al 40%. Questo dato non va visto in negativo, perché l'assegno ordinario di invalidità poi, come vedremo, cresce di più della pensione di inabilità. In alcune regioni le pensioni di inabilità hanno visto anche un decremento, quindi vuol dire che il paziente non arriva più all'INPS con invalidità pari al 100%, ma con un grado di invalidità e di inabilità più basso, quindi vuol dire che piano piano si incominciano a vedere anche gli effetti dell'assistenza e dei modelli assistenziali che è cambiato nel corso degli anni. Ovviamente c'è un incremento anche che vediamo nelle curve, perché i pazienti piano piano entrano, ma poi dopo negli anni escono, perché una volta che guariscono o diminuisce il livello di invalidità o di inabilità, chiaramente l'INPS da 3 anni ha cominciato a fare tutta una serie di controlli molto attenti. Se tu sei di sotto del 67% di invalidità, ti toglie chiaramente l'assegno ordinario di invalidità che ti aveva dato precedentemente. La distribuzione percentuale resta invariata negli anni, 5 anni osservati, nel senso tra il 2006 e il 2015, e si evidenzia però, vedete, che il mieloma multiplo è il tumore raro che causa un maggior numero di individui inabili, quindi sicuramente c'è una necessità di intervento, di diagnosi dolorosa, di presa in carico precoce a livello nazionale molto più attenta rispetto a tante altre tipologie. Questo è un dato importante sul tumore. Guardate il 2006-2015 come è cambiato: domande accolte e prestazioni per classi di età e sesso. C'è stato un incremento notevole, ovviamente questo è dovuto anche a un miglioramento della diagnosi, perché non è che aumentano soltanto i casi, ma c'è poi un miglioramento della diagnosi. Ma l'aspetto che colpisce è l'età dei pazienti. Ritorniamo a quello che dicevo prima, di non guardare solo l'impatto sulla spesa sanitaria, ma queste sono tutte persone in età lavorativa piena, quindi sono persone che nel caso in cui non riuscissero a ristabilire la loro situazione patologicamente compromessa si vedrebbero costrette ad abbandonare il posto di lavoro, con conseguenti costi in termini di perdita di produttività per il paese, ma anche costi maggiorati in termini di assistenza sociale e spesa out of pocket da parte del. Proseguendo, cerco di rispettare i tempi, questo è un dato interessante, poi lo vedremo esploso anche per le 3 regioni che ho analizzato, per fatto il focus. Siamo andati a effettuare un'analisi sulla distribuzione per gruppo professionale delle domande accolte, in questo caso per tumori rari, poi lo vedremo anche per, in generale per le altre tipologie di tumori. Il confronto rileva che tra le domande accolte per tumori rari la più elevata presenza di professioni tecniche, cioè rispetto al totale delle patologie, mentre per quanto riguarda commercio, servizi e professioni tecniche riportano una più alta percentuale delle domande accolte per tumori rari. La distribuzione a livello regionale, la media nazionale è di 2,6 domande accolte per 100.000 residenti. Per quanto riguarda le regioni con valori più bassi, abbiamo la regione Basilicata e anche il Friuli Venezia Giulia con 1,6, quindi ha un colore più chiaro rispetto alle altre regioni. Quindi questo è un dato molto interessante. Qual è la sintesi dei costi? Perché uno dice, vabbè, tu vuoi dire quanto impatteranno? Comunque impattano, perché se noi andiamo a vedere il costo medio anno, parliamo di 58 milioni di euro ogni anno. Sapete che i numeri sono molto piccoli, qui ci stanno alcune domande accolte per alcuni tumori che sono 1, 2, 3 domande, noi stiamo parlando di migliaia di domande accolte, stiamo parlando di tumori rari. L'aspetto interessante da tenere sotto osservazione: c'è un incremento medio anno per gli assegni ordinari di invalidità un po' più basso per le pensioni di inabilità, nuovamente quindi però emerge sicuramente per quanto riguarda in questo caso i tumori rari è un'attenzione che bisognerebbe fare per quanto riguarda un po' la diagnosi precoce e la presa in carico precoce. Questo dato però, l'ho portato quello delle altre malattie rare, è molto migliore rispetto alle malattie rare dove invece sono incrementi medi molto più elevati, perché lì il problema della diagnosi precoce e della presa in carico precoce è ancora più grande rispetto ai tumori rari. Evidentemente c'è meno attenzione su alcune malattie rare, mentre c'è più attenzione
questo è un po' l'andamento per quanto riguarda, come vi dicevo prima, il tumore rare, se vediamo il mieloma multiplo, ha questo andamento che è molto differenziato rispetto a tutti gli altri, e i costi relativi al mieloma multiplo raggiungono un incremento del 40% nel periodo di osservazione dei dati forniti dal sistema previdenziale del nostro paese, e il costo mediano è di circa 22,3 milioni circa come costo medio annuo per quanto riguarda i costi previdenziali. Quindi è la voce che impatta di più. Andando nella seconda parte, ma più veloce, ho fatto un focus sul Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. È importante vedere, scusate, l'andamento delle domande accolte e respinte. Questo è per tutti i tumori in generale, non solo i tumori rari. Ho fatto un focus su tutti i tumori in generale. Vedete qual è il dato, come dicevo prima, Veneto abbiamo domande accolte per assegni ordinari di invalidità cresciute del 64%, pensioni di inabilità registrano un decremento, piccolo ma comunque registrano un decremento, le domande respinte sono cresciute del 24%. Friuli Venezia Giulia presenta il dato, diciamo, migliore da questo punto di vista, poi bisognerà anche effettuare una sottoanalisi sulle popolazioni. Le domande di assegni ordinari di invalidità sono cresciute ma del 20%, c'è stato un incredibile decremento pari al 55% delle pensioni di inabilità. Qui poi bisogna anche parlare con i clinici, perché comprendere un pochettino rispetto al settore del bene quali possono essere le determinanti che hanno portato a questo. Le domande respinte registrano un decremento del 25%. Fatto anche un focus veloce sull'Alto Adige, abbiamo domande accolte per le pensioni, invece in questo caso sono cresciute del 7%, quindi un trend opposto rispetto a Veneto, Friuli Venezia Giulia. Anche qua bisognerebbe cercare di comprendere come mai c'è stato un incremento per quanto riguarda le pensioni di invalidità. Facendo quindi un'analisi territoriale delle domande accolte, le tre regioni considerate hanno registrato un tasso di accoglimento comunque al di sotto della media italiana, e questi sono un po' i dati riassuntivi da questo punto di vista. Abbiamo fatto anche qua una suddivisione per classi lavorative, e questo è anche importante perché ci fa capire intanto come la distribuzione dei lavoratori, e possiamo iniziare a capire quali possono essere le determinanti a seconda della tipologia di lavoro. Questo è il dato riferito al Veneto, dove che alla classe lavorativa artigiani, operai, agricoltori rappresenta il numero più elevato anche in percentuale per quanto riguarda le domande accolte per la parte oncologica, poi a seguire ci sono professioni non qualificate, commercio e servizi, conduttori, conducenti e quant'altro. Chiaramente se andassimo a fare questa analisi in regioni, ad esempio la regione che governo io, il Lazio, piuttosto che altre regioni del centro-sud dove sono più presenti anche gli uffici pubblici, troveremo una suddivisione anche differenziata per quanto riguarda i categorie di lavoro. Lo stesso l'abbiamo fatto per il Friuli, dove abbiamo comunque una similitudine per quanto riguarda la distribuzione dei lavoratori e anche delle domande accolte per tipologia lavorativa, e la stessa situazione con l'eccezione di questo picco per quanto riguarda commercio e servizio lo troviamo anche per Trentino Alto. Quali sono i costi previdenziali, sono in aumento o non sono in aumento in termini di numero di beneficiari di assegni ordinari di invalidità? Vediamo che ovviamente, ma qui rispecchia alla popolazione, poi si può fare una pesatura, però che ho dovuto mettere sul grafico qual è l'andamento, per quanto riguarda, però dobbiamo guardare l'andamento, non tanto la numerosità, il Veneto presenta un andamento differenziato rispetto alle altre regioni, e c'ha anche dei saliscendi per poi però continuare con un piccolo incremento per quanto riguarda gli assegni ordinari di invalidità, che io non lo vedo, ripeto come dicevo prima, in negativo, soprattutto se dovessero mantenere questo trend, anche perché poi negli anni questi assegni, se migliora il livello di salute, diminuisce l'inabilità, e quindi possiamo avere dei dati più importanti per quanto riguarda poi l'effetto positivo dei trattamenti e dei modelli di cura. Le pensioni di inabilità hanno l'andamento che vedete descritto qua, nuovamente qua c'è un trend un po' altalenante, però di
diciamo che sostanzialmente rispecchia, è un po' diverso da quello che abbiamo visto anche sull'andamento dei tumori rari, però rispecchia un po' i dati che abbiamo visto precedentemente. Qual è la sintesi dei costi? Perché anche qua dobbiamo vedere, prima abbiamo visto i tumori rari, guardiamo i costi solo di queste tre regioni e ci rendiamo conto che stiamo parlando di cifre molto elevate, perché se noi sommiamo gli assegni ordinari di invalidità più le pensioni di inabilità, siamo intorno ai 140-145 milioni di euro solo per queste tre regioni. Questi sono i costi medi nella tipologia di prestazione riferita all'oncologia. Queste sono le variazioni percentuali che si sono verificate negli anni. Ovviamente, ripeto, qui parliamo dell'oncologia in generale, l'abbiamo visto analizzando anche tumore alla mammella, cancro colorretto, tumore alla prostata, che c'è stato un incremento negli anni. Perché? Perché grazie a tutti i programmi di screening siamo riusciti a catturare più pazienti. Tanti decisori sono preoccupati di questo aspetto perché pensano, oddio, che aumentano i costi. Ma lei tra le cose, tu riesci a catturare in anticipo i pazienti, li riesci a trattare bene in maniera appropriata, ti crescono nel breve medio periodo un po' i costi, tutti i costi, sia di assistenza sanitaria che previdenziale, ma poi nel momento in cui una persona guarisce, l'INPS va a valutare, perché fa il controllo ogni 6 mesi, ogni anno, va a valutare qual è il livello di inabilità, a quel punto ti toglie la prestazione e anche sul sistema sanitario vai a pesare molto di meno perché sei guarito. Quindi, però sicuramente vediamo che c'è un peso economico importante che potremmo eliminare. In conclusione, che possiamo dire? Sicuramente, nello specifico per tumori rari, malattie rare, diagnosi precoce e presa in carico rappresentano un aspetto fondamentale. Una diagnosi precoce accompagnata a presa in carico tempestiva, soprattutto nel caso di tumori rari, sta determinando, perché io ho fatto il confronto anche con le malattie rare, una riduzione significativa tanto del numero che dei costi delle pensioni di inabilità. Bisogna effettuare una valutazione corretta del farmaco. Il valore del farmaco va visto in un'ottica di HTA, di percorso di Health Technology Assessment, di costo, opportunità e disponibilità a pagare del sistema. Io riuscirò a capire qual è la mia disponibilità a pagare se effetto questo percorso. Devo considerare anche i percorsi diagnostico-terapeutici che erano stati precedentemente sottolineati. Devo abbandonare la logica del SIDOS, ma se seguo la logica appunto del percorso diagnostico-terapeutico, gioco forza, devo abbandonare la logica dei SIDOS budget, che hanno soltanto determinato nel medio-lungo periodo una crescita dei costi del sistema sanitario e non una riduzione dei costi, e devo ragionare in termini di qualità della vita dei pazienti che migliora a seguito del corretto trattamento e soprattutto dell'attuazione di un modello gestionale organizzativo corretto mirato alla popolazione che risiede in una determinata regione. Io sono speranzoso, ne è attivato. Grazie di avermi invitato. Grazie Francesco, così abbiamo sempre, lo diciamo molto volentieri, perché le analisi considerano quelli che sono i costi reali all'interno del sistema, che non è solamente il costo della sanità, ma sono costi che poi all'interno del pubblico vanno ripartiti in una considerazione. Io inviterei l'ultimo relatore, Roberta Lampazzo, a parlarci di innovazione dei farmaci. Inviterei anche il professor Semenzato qui al tavolo, per favore, per poi lui fare le conclusioni. Chi meglio di voi può parlare le conclusioni su una bella giornata come questa, è anche complicata dal punto di vista della patologia, eccetera. Dottoressa Lampazzo, innovazione, abbiamo fatto l'anno scorso 500 milioni per i farmaci oncologici, abbiamo speso 300 qualche cosa, quindi perché abbiamo sbagliato, no? Abbiamo sbagliato le stime, o forse insomma, ci dica lei, e come andremo nel futuro? Grazie, grazie dell'invito, e direi che purtroppo con quest'ultima relazione precipitiamo in un orizzonte temporale molto con il fiato corto. E non me ne voglia il professor Mennini, ma finché i silos esistono e nell'attesa che si possano, che possano essere abbandonati, ritorniamo purtroppo adesso all'interno del silos della farmaceutica, perché quello che ci ha prospettato, cioè l'abbandono del silos di un tetto
finito, diciamo così, per l'acquisto dei farmaci, tutti lo aspettiamo, però adesso la situazione di oggi è quella di averlo. E quindi tutta le considerazioni e quanto presento è legato ad avere questo purtroppo orizzonte molto corto e molto legato ai costi. Che lo abbiamo capito, che lo sappiamo, che l'oncoematologia sia una fetta importante dei costi della spesa per gli acquisti diretti, lo sappiamo ormai da sempre, e che questo trend sia in crescita, ce l'ha anticipato anche il professor Venini, lo sappiamo, nuovi farmaci, migliore presa in carico, pazienti più a lungo sopravviventi. Cosa fa? Io porto l'esempio della regione Veneto di fronte a queste situazioni, quindi patologia con una disponibilità, nel caso del mieloma abbastanza recente, di farmaci che hanno un buon beneficio ma anche un costo. Cosa fa una regione come il Veneto per quali sono gli elementi che mette in campo per governare complessivamente questo fenomeno? Naturalmente, ripeto, legato al silos dei farmaci. La regione Veneto, diciamo, agisce su tre ambiti che abbiamo definito: dell'accesso, del supporto alla scelta e della gestione delle risorse. Rispetto all'accesso, una regione deve garantire di poter mettere a disposizione il prima possibile dei clinici l'utilizzo del farmaco. Questi farmaci innovativi, chiamiamoli genericamente innovativi, nuovi farmaci, molto spesso richiedono l'individuazione dei centri prescrittori da parte della regione. È una richiesta che viene dall'autorità regolatoria. La Regione Veneto si è data un metodo per individuare i centri diciamo, questo percorso che vedete qua riassunto parte dalla pubblicazione della determina AIFA con la rimborsabilità del farmaco. Questo è il punto zero. Ma al di là di tutto questo percorso che ci garantisce che nel caso di farmaci innovativi riusciamo a individuare i centri nell'arco di 30-45 giorni dalla pubblicazione della gazzetta fino all'ultimo atto, che è la firma e la pubblicazione del decreto del direttore generale dell'area sanitaria e sociale, quello su cui volevo soffermarmi è la modalità che adotta, proprio riprendendo anche quanto il dottor Mantoan ha detto nel suo intervento. Per individuare i centri, la Regione Veneto si appoggia, quando esiste, alla definizione delle reti di patologia. Nel caso abbiamo una rete oncologica, non c'è una rete di patologia nel mieloma specifica nella patologia, però il fatto che esista una rete ematologica disegna già un'organizzazione sulla quale possiamo diciamo, aderire per individuare i centri. Sarebbe molto utile poter individuare i centri se esistessero i centri di riferimento per il PDTA. Sarebbe importante. Purtroppo questo processo del PDTA è assolutamente in fase di elaborazione. Nel caso della rete oncologica, alcune delibere sull'organizzazione dei punti di riferimento per PDTA sono state anche pubblicate. Noi purtroppo abbiamo un'esigenza più veloce, quella di individuare i centri, quindi nell'attesa che si dia compimento ai percorsi diagnostici terapeutici e anche all'individuazione dei riferimenti dei centri per percorsi, la Regione Veneto per individuare i centri ha adottato, diciamo, ha preso in considerazione quella che è la rete ematologica e ha definito un decreto, diciamo, un modello quadro così per individuare i centri. I centri vengono individuati su tre livelli, sono stati definiti tre livelli, centri di primo livello che sono nient'altro che i cinque poli
ematologici come definiti dalla delibera di istituzione della rete ematologica. E a questi centri, che naturalmente hanno l'autorizzazione a prescrivere tutti i farmaci che si rendono disponibili, viene dato anche un compito, un'attività di coordinamento e di condivisione di protocolli nell'utilizzo dei farmaci sugli altri livelli dei centri. Vi è un secondo livello di centri che sono le altre ematologie che non sono i poli della rete ematologica, con l'aggiunta dell'oncologia dell'Istituto Oncologico Veneto, anche questi centri possono prescrivere tutti i farmaci in genere che si rendono disponibili e si raccordano con il polo oncologico, che un po' ha il compito di governo anche dei percorsi. Infine ci sono i centri di terzo, così chiamati da questo decreto, di terzo livello, che sono unità operative di oncologia e di medicina con ematologo, i quali invece non possono prescrivere tutti i farmaci, ma limitatamente al trattamento dei mielomi e dei linfomi, dopo aver acquisito la delega dal centro di riferimento per singolo caso attraverso la compilazione di un piano di cura. Ecco, sulla base di questo modello di rete prescrittiva, ogni qualvolta esce un nuovo farmaco, sulla base della prevalenza della patologia o di particolari, diciamo, elementi in termini di efficacia, di rischio o di beneficio, vengono definiti i centri. Un altro elemento di governo di questo ambito, cioè nell'ambito dei farmaci innovativi, chiamiamoli così, ad alto costo, è quello di produrre dei documenti che possano essere di supporto alla scelta. Ne ha accennato prima il dottor Gherlinzoni. Questi documenti, che per quanto riguarda l'area oncoematologica sono raccomandazioni, quale significato hanno? Ecco, all'interno di un'organizzazione dove sappiamo bene che c'è un'agenzia che autorizza il farmaco, europea un'altra agenzia italiana che ne definisce il rimborso e ne contratta il prezzo, ma c'è anche un ruolo delle regioni, suo proprio istituzionale, che è quello di garantire il rispetto di quei famosi tetti a silos, purtroppo, con cui tutti abbiamo a che fare, ma anche il rispetto di quelle che sono le condizioni negoziali, cioè i limiti che l'agenzia nazionale pone nel rimborso dei farmaci e naturalmente il monitoraggio dell'appropriatezza d'uso. Questi documenti si inseriscono proprio in quest'ottica, quindi sono documenti di indirizzo regionali, sono sempre redatti da un gruppo multidisciplinare che adesso vedremo, sulla base di una metodologia condivisa, e che hanno proprio lo scopo, e lo citava prima anche il professor Gherlinzoni, soprattutto quando siamo in presenza di diverse strategie terapeutiche disponibili, cosa offrono? Offrono una sintesi di quelli che sono i benefici, i rischi e i costi, nella speranza di ottimizzare l'assistenza ai pazienti. Quindi sono nient'altro che uno strumento di informazione e supporto. Questo è il gruppo del farmaci oncoematologici, è un gruppo, questo è l'ultimo decreto che lo ha rinnovato, come vedete è un gruppo multidisciplinare, dove oltre ai clinici ci sono anche altre professionalità. Come fa la valutazione questo gruppo? Come procede la valutazione? La metodologia che abbiamo condiviso nel gruppo di lavoro è una metodologia che nel tempo è cambiata, perché poi nel frattempo sono cambiate anche la cornice, diciamo così, regolatoria su cui ci muoviamo. La metodologia recente
che stiamo adottando in questo ultimo, diciamo, anno, possiamo dire, poco meno di un anno, è stata rielaborata in funzione della uscita della determina alfa che ha, come sapete tutti, definito i criteri con cui Alfa stessa identifica i farmaci innovativi oncologici e innovativi su altre patologie. Determina che è stata necessaria perché Alfa doveva definire l'elenco dei farmaci che potevano accedere agli ulteriori fondi di finanziamento definiti dalla legge di previsione di bilancio del 2016 ancora. Quindi Alfa lavora così per identificare un farmaco innovativo che può accedere ai fondi, perché questo è lo scopo di identificarlo, lavora su tre aree: il bisogno terapeutico, definito massimo, importante, moderato, scarso, assente, sul valore che aggiunge questa nuova tecnologia e sulla qualità delle prove disponibili sul farmaco. Il risultato di questa valutazione che fa Alfa porrà il farmaco in una di queste situazioni: gli può essere riconosciuta l'innovatività con una durata massima di 36 mesi e quindi in questo caso accede al fondo, oppure gli può essere riconosciuta un'innovatività condizionata, e questo vuol dire non accedere al fondo ma essere inserito direttamente nei prontuari regionali, che come avete sentito dal dottor Mantuano in Veneto non c'è, quindi è un ostacolo tra virgolette che non c'è più, oppure gli può essere non riconosciuta l'innovatività. Stante allora questa modalità e quindi questa espressione che l'autorità regolatoria nazionale fa sull'innovatività dei farmaci, il gruppo di lavoro ha deciso di partire proprio da quella valutazione, quindi dalla valutazione dell'innovatività che fa Alfa. E ci possono essere delle situazioni in cui l'innovatività, questa valutazione di innovatività non c'è, perché questa richiesta di essere riconosciuto innovativo parte dall'azienda farmaceutica, quindi l'azienda farmaceutica potrebbe non richiedere il riconoscimento dell'innovatività. È successo soprattutto nell'area oncologica di essere di fronte ad alcuni farmaci con innovatività riconosciuta, ad altri no. Se non c'è questa valutazione di Alfa, il gruppo procede a fare la valutazione nello stesso modo. Quindi come arriviamo a queste raccomandazioni? Partiamo da quello che è i limiti della rimborsabilità, da cui noi non possiamo prescindere, e quando c'è un registro sono i criteri dei registri Alfa. Facciamo una valutazione del valore del farmaco secondo quelle dimensioni che vi ho appena detto, e poi la parte importante, il cuore di queste raccomandazioni, è quello che anticipava prima il dottor Lorenzoni, il placing therapy del farmaco tra evidenze e costi. Dopodiché il gruppo vota la raccomandazione e si può ripartire in quelle quattro possibilità: positiva o negativa, forte o debole. Altro cuore delle raccomandazioni, oltre al placing therapy, è la stima dei pazienti presunti in regione Veneta. Quindi, il valore aggiunto che dà questa raccomandazione è condividere con gli esperti della patologia la strategia di trattamento, analizzando le evidenze e analizzando i costi. Lì vedete che ci sono una serie di costi che vengono calcolati. È un elemento molto critico quello della valutazione dei costi, soprattutto anche riprendendo quanto diceva il professor Menini, tenendo conto che questi sono molto spesso pazienti in alcune aree lungo sopravviventi, quindi è importante che il costo venga calcolato avendo l'orizzonte lungo della
sopravvivenza del paziente. Quindi ad esempio, vedete, ci sono delle situazioni in cui viene calcolato il costo per mese, o il costo per mese di OS o di DFS. Questo non riguarda il mieloma multiplo, ma per soltanto per farvi vedere quali sono le valutazioni, come vengono poi resi le valutazioni delle evidenze e dei costi. Anche questo non è mieloma, però è un'altra patologia che è stata pubblicata, ed è questo algoritmo faticoso da raggiungere, ma che per la regione è importante, perché va a stimare realmente quali sono i cluster, diciamo così, di pazienti che presumibilmente accedono alle tecnologie. Abbiamo cominciato anche a promuovere gli audit su questo tipo di raccomandazioni, quindi abbiamo un certo numero di trattamenti che sono stati su cui è stato fatto l'audit rispetto a quanto erano previsto nelle raccomandazioni. Siamo in fase di valutazione, speriamo di finire presto il pacchetto, come lo chiamiamo noi, mieloma, naturalmente adesso aggiungendo anche l'ultimo arrivato qualche giorno fa. Ultimo tema, per concludere, quello della gestione delle risorse. Quindi, oltre a garantire l'accesso, oltre a supportare nella scelta, la regione definisce anche, deve garantire le risorse per questi pazienti stimati prima. In Regione Veneto viene fatto una definizione, una programmazione annuale dei limiti di costo, e vedete che sulla base ovviamente di quelli che sono i limiti fissati dai tetti della farmaceutica, ma ne viene definito una programmazione per la parte di convenzionata, di diretta e di farmaci innovativi e oncologici innovativi, che ovviamente accedono ai due fondi extra, chiamiamoli così, di finanziamento, con una metodologia insomma ormai rodata nel tempo. Soltanto una riflessione finale per dire, vedete a destra da quella parte l'ultimo decreto che aveva definito quelli che erano i limiti di costo per i farmaci innovativi oncologici nel 2018, l'ultima revisione. Questo di qua, vedete, è il primo del 2019, vedete una differenza al ribasso dei limiti di costo, non tanto. Allora, qui ricordiamoci, facciamo riferimento al fondo farmaci oncologici innovativi, non tanto perché non si rende disponibile ulteriori finanziamenti, ma quanto per il fatto che rispetto a quella famosa lista predisposta da AIFA, molti dei farmaci che nel 2018 erano innovativi perderanno la loro innovatività e quindi non potranno più accedere a quel fondo extra. Questo è un problema, perché tutto quello che si spendeva su quel fondo andrà rimesso e andrà a ricadere su quello degli acquisti diretti in distinto, con notevoli difficoltà nel garantire nel limite. La speranza, e concludo, è che, come diceva il dottor Mantoan, è di rimanere ancora blu in questa tabella delle regioni che rispettano complessivamente il tetto di spesa. Grazie. Abbiamo solo 5 minuti, dobbiamo lasciare l'aula, 5 minuti a lei per le conclusioni, questa bella giornata importante. Sì, io mi rendo conto poi di essere l'unico ostacolo al lancio per tutti quanti, quindi sarò brevissimo. Brevissimo, però volevo sottolineare due o tre cose, ripercorrendo anche un po' le relazioni della giornata. Innanzitutto l'importanza che la ricerca ha in questa malattia, perché l'avete visto dalle lezioni anche di Zambello, quello che la possibilità d'accesso di nuovi farmaci e di nuove formulazioni ce l'abbiamo grazie alla ricerca che negli ultimi anni ha portato a nuove conoscenze in questa malattia.
ma soprattutto la ricerca ci ha permesso di definire, e qui l'abbiamo sentito bene dalle dottoresse Zanatta e Bonatti, delle metodologie che ci permettono di stratificare il paziente. E qui io credo che la REP debba fare uno sforzo per cercare di coagulare i laboratoristi. Abbiamo già cercato di farlo un po' per tutte le metodiche, ma anche per questa malattia in particolare, perché dobbiamo renderci conto che è preferibile spendere qualcosa di più per caratterizzare meglio i pazienti, in modo da poter utilizzare meglio i farmaci che abbiamo a disposizione, cioè spendere di più nella diagnostica coagulativa, risparmiare sulla spesa poi dei farmaci. Per quanto riguarda, e quindi questo è un punto molto importante, per quanto riguarda poi tutta, chiamiamola, la farmacologia, avete sentito, c'è anche un affollamento in questo momento di farmaci. A questo punto la dottoressa Rampazzo qui vi ha detto che la definizione di questi algoritmi è un po' faticosa. È effettivamente così. Perché? Perché ogni paio di mesi esce un nuovo farmaco, per cui bisogna poi rimodulare tutti questi algoritmi, e quindi questo, diciamo così, è sicuramente un beneficio, perché